convegno Vivere Stupefacente alla Scuola Media Pascoli di Casapesenna, una iniziativa importante promossa dal Forum dei Giovani con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Sindaco, lei di nuovo oggi ha ribadito un concetto importante: torniamo alla normalità. Sì, è il mio cavallo di battaglia la parola normalità, perché ci credo, perché dobbiamo combattere senza batterci e piangerci addosso per risollevare questo territorio tanto martoriato. Si erano creati casi di spaccio di droga in un territorio dove onestamente sia in passato che in presente si parlava poco di droga. Poi in estate mi sono arrivate tante segnalazioni di tanti genitori della chiesa, di associazioni, che stava girando il piccolo spaccio nel parchetto della legalità, nell'area mercato, e quindi ho denunciato tutto alle autorità competenti e abbiamo innescato il meccanismo di controllo del territorio. Ma questo non basta, tocca avvertire, avvisare, informare i giovani che chi fa uso di sostanze stupefacenti non ha sbocco, non ci sta via d'uscita. L'unica via d'uscita è distruggere il proprio essere. Quindi i ragazzi del Forum Giovani hanno fatto sì di organizzare una bellissima manifestazione dove c'è stata la presenza di Gianni Maddaloni, del vicequestore Iodice, della rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri di Casal di Principe. Abbiamo fatto una bella iniziativa e questo significa che i nostri giovani si stanno muovendo per ripartire, per far sentire la propria voce e dire no alla droga e vivere una vita stupefacente che può essere un inno di vita. Importante anche la sinergia tra l'istituzione comunale, il Forum Giovani, la Chiesa, le scuole. Serve una rete per fare opera di sensibilizzazione rispetto ai giovani? Assolutamente sì. Noi è stato uno dei primi atti che abbiamo fatto una volta insediati dopo le elezioni, formare un forum dei giovani. E anche questa volta abbiamo operato bene. Abbiamo individuato figure che potevano e danno il proprio contributo per il rilancio del territorio, per coinvolgere i giovani a lavorare, attivarsi per le opere sul territorio. La sinergia tra scuola, forum dei giovani, quindi associazioni, chiesa, c'è sempre stata tra l'amministrazione e questo è un punto di partenza. Noi tutti insieme possiamo far sì di inculcare una mentalità diversa ai nostri giovani, perché la cittadinanza attiva parte dai banchi di scuola, arriva nelle famiglie e tutti quanti insieme possiamo cambiare la mentalità e dire ai nostri giovani che tutte le forme di violenza, tutte le forme non legali non portano da nessuna parte, dalla droga all'alcol, alla camorra, al malaffare.